Le telecamere di VTV hanno varcato la soglia ed è una delle istituzioni didattiche e storiche dell'intera provincia di Catania. Stiamo parlando di un liceo classico intitolato al Vate Etneo. Sì, infatti così era soprannominato Mario Rapisardi e lui gradiva molto questo soprannome. Ci troviamo qui quest'oggi, il 13 gennaio, perché si celebra la giornata nazionale dei licei classici e in questa occasione ricorre anche la seconda edizione della Notte Bianca organizzata proprio dal liceo classico e di Paternò. Questa è un'occasione per mostrare la scuola, aprire le porte alla cittadinanza e vedere quali attività si svolgono all'interno appunto di questa storica istituzione. Ma vediamo nel dettaglio cosa è stato organizzato per questa sera. Questa iniziativa è nata 3 anni fa e noi già il secondo anno che vi aderiamo per l'esigenza di sottolineare e spiegare che il liceo classico non è una scuola desueta. Invece al contrario offre ai ragazzi, al territorio, un'offerta formativa e valoriale molto importante. È un momento davvero splendido che ci ha coinvolto tutti, docenti, studenti, famiglie. Siamo felicissimi di aver aderito a questa bella, importante iniziativa culturale. Il nostro è un istituto che al di là di questa occasione che ci consente così di far vedere alcune competenze o meglio altre competenze che i ragazzi hanno, è un'occasione per dire anche cosa noi facciamo, perché noi non facciamo solamente greco e latino, o meglio il greco e il latino lo facciamo in modo moderno, noi facciamo greco moderno, facciamo corsi di greco moderno con scambi con scuole greche, per cui siamo al passo con i tempi, cioè diamo ai ragazzi la possibilità di vedere cosa c'è fuori, di confrontarsi con gli altri, di avere una visuale che non sia ristretta al proprio piccolo orticello. Professoressa Milazzo, lei sta facendo anche dei corsi zero, lei è insegnante di greco, quindi ci sono anche altre iniziative collaterali oltre a Notte Bianca che spiegano insomma come funziona la scuola. Diciamo che questi corsi sono gratuiti, spieghiamo meglio in che cosa consistono e chi può partecipare. Allora, possono partecipare gli alunni delle terze medie di qualsiasi scuola insomma del nostro comprensorio, quindi anche di altri comuni oltre a Paternò, e i corsi zero permettono ai ragazzi insomma che sono vicini alla licenza media e quindi nella scelta dell'indirizzo di studi superiore di poter toccare con mano insomma materie come il latino e il greco e di conoscere realmente la loro utilità, che insomma apparentemente può sembrare nulla, ma in realtà insomma sono lingue che vivono nel nostro italiano, quindi facciamo in modo di far apprendere ai ragazzi questo tipo di materie con questo scopo, con questo obiettivo.